questa parte qua. Sì, per l'anca. Di salute che cambia, siamo in compagnia del dottor Ottavio Iommelli, il responsabile dell'ambulatorio di medicina integrata del San Paolo di Napoli. Allora chiediamo al dottore come è nata questo amore per la medicina tradizionale cinese e come è riuscito a creare questo ambulatorio che è stato uno dei primi per il sistema sanitario nazionale. Sì. Diciamo che io come medico sono stato un po' fortunato perché ho iniziato a interessarmi di medicina integrata, in particolare l'agopuntura, già al secondo anno della facoltà di medicina. E quindi ho percorso una strada dove si univano già durante la mia formazione medicina classica e medicina integrata, in particolare la medicina tradizionale cinese. Il mio sogno era quello di permettere di usufruire, di praticare agopuntura anche in ambienti pubblici, per cui quando ho vinto il concorso, già nel 91 ho iniziato a lavorare, a gettare le basi per creare un ambulatorio di agopuntura. Nel 92 è partito e quindi da allora poi man mano siamo cresciuti e siamo diventati anche una struttura semplice dipartimentale. Poi per il risparmio sulla sanità e su tutto ce l'hanno chiusa, però noi chiaramente abbiamo cercato sempre di lottare. Una volta i pazienti si incatenavano, una volta lo facevo io, una volta si facevano gli scioperi della fame, recentemente ho fatto lo sciopero del sangue e insomma siamo ancora qua a erogare prestazioni di medicina integrata, agopuntura e fitoterapia in ambiente pubblico. Ma secondo te perché c'è questa o non consapevolezza, non interesse o un'ostilità, secondo te? All'inizio, diciamo, c'erano poche possibilità scientifiche di manifestare l'efficacia dell'ambulatorio di agopuntura. Oggi invece è stata riconosciuta dal National Institute of Health, la massima autorità scientifica mondiale, però nonostante questo c'è sempre in alcuni colleghi un po' di scetticismo, ma è legato più all'ignoranza, al nuovo, diciamo, perché poi oramai ci sono i master universitari di agopuntura e la parte ufficiale dell'Ordine dei Medici ha decretato che l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia, l'omotossicologia la medicina antroposofica sono realtà e tecniche mediche. L'agopuntura, il qigong, tuina, ma la fitoterapia è una passione. La fitoterapia è una passione ed è anche ti porta stupore a dire perché fa parte delle medicine integrate. Perché la fitoterapia è la nostra medicina. Immagina che fino agli anni 40-50 negli ospedali c'erano i boccioni di vetro con gli estratti fluidi dentro, estratti di piante medicinali, cioè si curava con la fitoterapia. Poi dagli anni 40 in poi c'è stato l'avvento massiccio della chimica. Voglio solo accennare, l'avvento è successo principalmente per un fatto economico. Recentemente si sta studiando moltissimo la curcuma praticamente e io mi sto interessando perché mi ha appassionato moltissimo la fitogenomica e la fitogenetica, in particolare proprio l'epigenetica della fitoterapia, cioè come una pianta può ristabilire il danno genetico dovuto all'inquinamento atmosferico, alimentare, allo stress e così via. La curcuma è quella più studiata. Pensa, ci sono su PubMed, che è un sito
ufficiale dove c'è la pubblicazione di tutte le ricerche scientifiche. Ci sono 13.300 pubblicazioni scientifiche sulla curcuma. Io credo che non ci sia nessun farmaco che abbia tante pubblicazioni scientifiche. Eppure, ancora adesso, se tu parli con qualche collega, dice: ma che devi fare queste cazzate? Eccetera, eccetera. Anche perché non conoscono, praticamente. Quindi tutto ciò che io non conosco, cerco di allontanarlo. Con i protocolli. Questo è l'aspetto più bello della medicina integrata. Si ritorna a come dovrebbe essere la medicina. È fatta di intuizioni, di chiaroscuri, di interpretazioni, di piccole cose, per cui di personalizzazione, e quindi praticamente chi fa medicina integrata sa che la visita deve essere olistica, cioè devi capire anche in che contesto sociale, economico, politico tu vivi per cercare poi di risolvere quel problema. Non basta solo ciò, l'ulcera, prenditi l'omeprazolo. No, devi capire perché. Che cos'è per te salute che cambia? Ma il concetto di salute negli ultimi tempi è cambiato tantissimo. Per me in particolare l'approccio è andare verso la salute è non semplice, ma sempre un po' complesso, nel senso che oltre ad avere un benessere fisico, diciamo, e quindi controllare tutti i risvolti, tutte le conflittualità fisiche, e occorre anche avere una buona armonia mentale, essere in pace con se stesse, ma principalmente anche con gli altri, essere sempre se stessi, non aver paura della diversità e del giudizio degli altri.